avanti con le innovazioni nel settore lattiero-caseario in Egitto, la chiave per la crescita. Chiamo a intervenire Mohamed El Damati, CEO di Domti, Egitto. Good morning. Buongiorno a tutti. Innanzitutto consentitemi di ringraziare CLAL, il team e il signor Angelo per avermi gentilmente invitato a questo forum. Presenterò il caso dell'Egitto, non so se voi conosciate bene l'Egitto, e vedremo quella che è l'innovazione nel settore lattiero caseario e come questo ha favorito la crescita negli ultimi 5-6 anni. Intanto mi chiamo El Damati, sono CEO di Domti. Domti è uno degli attori più importanti in Medio Oriente nel settore lattiero-caseario. Vi darò qualche indicazione intanto sul mercato egiziano. La popolazione 90 milioni, abbiamo un rapporto 51-49 tra maschi e femmine, crescita della popolazione 1,92%, PIL pro capite 3.314 dollari all'anno. 62 miliardi di dollari sono il dato relativo alla spesa, ai consumi, per cui abbastanza elevati. Qui vediamo la suddivisione della popolazione per segmenti di reddito e qui vediamo che il 27% ha più di 8 dollari al giorno, 49% 8 dollari al giorno e al di sotto dei 2 dollari vediamo il 24%, questa è quella che noi chiamiamo la classe D in Egitto. Ovviamente abbiamo in Egitto molte sfide, tasso di analfabetizzazione 28%, inflazione 11,5%, disoccupazione 12,9%. Ovviamente oggi abbiamo una maggiore stabilità politica, abbiamo avuto negli ultimi 4 anni 2 rivoluzioni, abbiamo migliori infrastrutture in questo momento e abbiamo anche un contesto legale normativo che è sicuramente migliore. Ora vediamo la spesa per i consumi in Egitto. Il 72% è rappresentato dal cibo e sigarette e poi abitazioni. Vedete che il cibo rappresenta il 43% ed è in discesa. Ora vediamo ora i consumi di alimenti, 34% consumi di alimenti normali, mentre vediamo che il latte è il 9%. Ora vediamo il formaggio, il mercato lattiero caseario in Egitto. Ora, intanto io lavoro per un'azienda che produce sostanzialmente formaggio molle e rappresenta il 30% del mercato del formaggio, del mercato lattiero caseario in Egitto. Questa è la versione, diciamo, più comune, storicamente nota del formaggio bianco in Egitto. È stato, diciamo, un formaggio che inizialmente veniva prodotto prima a casa e poi piano piano si è industrializzato. Ora abbiamo qualcosa come 400-500 milioni di dollari all'anno di consumo di questo formaggio, cresce del 20% all'anno. In questo momento utilizziamo sostanzialmente olio di natura vegetale per la produzione di questo formaggio, ecco perché abbiamo la possibilità di avere un vantaggio anche dal punto di vista dei prezzi per il consumatore e questo spiega anche la crescita di questo formaggio in Egitto. Domti è stata creata nel 1990, siamo il più grande produttore di formaggio in Egitto e utilizziamo la tecnologia Tetra Pak ovviamente per il confezionamento del nostro formaggio. Ora noi siamo stati i primi nel settore lattiero caseario in Egitto a passare dalla forma sfusa alla forma confezionata in Tetra Pak. Questo è avvenuto alla fine degli anni 80 e questo ha consentito una notevole crescita. La tecnologia Tetra Pak garantisce una maggiore sicurezza per il consumatore, consente anche di ampliare la varietà dei prodotti e garantisce anche una vita scaffale più lunga del prodotto stesso. Questo è molto importante per il mercato egiziano, paese caratterizzato da un clima particolarmente caldo che ovviamente non si addice al formaggio sfuso.
Nel 2007 abbiamo iniziato a introdurre la tecnologia Tetra Pak, soprattutto in due dimensioni, 500 e 250 grammi. 2008 abbiamo iniziato ad aggiungere nuovi sapori al formaggio, ad esempio olive. Questa è stata appunto una innovazione fatta nel 2008 che ha avuto molto successo. Dopodiché abbiamo introdotto la confezione di 125 grammi nel 2010, proprio per soddisfare le necessità di popolazioni dello strato più povero della popolazione. Poi nel 2012 abbiamo aggiunto altre confezioni, come vedete, giusto per dare anche nuovi vantaggi di prezzo al consumatore. Siamo scesi poi ancora una volta con le confezioni 80 grammi, soprattutto per la ristorazione, per il catering e per l'esercito, per il Ministero degli Interni. 2014 abbiamo lanciato la confezione da 1 kg, per cui la confezione famiglia, e nel 2015 abbiamo aggiunto il TFA, formaggio spalmabile, e abbiamo poi una nuova confezione di 500 grammi slim. Allora, tutte queste innovazioni hanno fatto sì che la quota di mercato della società crescesse dal 2009 al 2015. Oggi siamo i più grandi produttori di formaggio bianco al mondo, abbiamo più di 100 referenze in questa categoria e soddisfacciamo tutte le i segmenti della popolazione egiziana. Ora, quello che voglio dire con questa diapositiva è che prima di utilizzare la tecnologia Tetra Pak, il formaggio bianco aveva un mercato stagnante, con una crescita del 2-3% all'anno. Ora, grazie all'offerta e grazie alla tecnologia Tetra Pak, siamo riusciti a offrire una maggiore sicurezza al consumatore, oltre che a offrire innovazioni, diverse misure proprio di acquisto delle confezioni, e questo ci ha consentito di far crescere enormemente la quota di mercato. Ora qui vediamo la crescita. Siamo partiti con 40 milioni di confezioni nel 2009, oggi, qui il dato del 2014, 450 milioni, e dovremmo arrivare a 600 milioni nel 2016. Per quanto riguarda le tonnellate, siamo passati da 21 nel 2009 e siamo arrivati a più di 100 tonnellate all'anno. Per cui questo è semplicemente quello che siamo riusciti grazie all'innovazione. Con questo io ho concluso, grazie mille, e ancora una volta consentitemi di ringraziare Claudio e il suo team per avermi invitato. Grazie mille. Grazie. Io avrei una domanda relativamente all'accordo fra Arla e Juhaina per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari in Egitto. Come la giudica? E l'altra, mi pare di capire che ci sia spazio per la crescita relativamente ai formaggi molli o spalmabili, più che per i formaggi duri. È così? Ok, first. Intanto la joint venture di Arla. Ovviamente, grazie alla crescita che vediamo in Egitto, tutte le multinazionali sono venute in Egitto per cercare di esplorare il mercato. Questo negli ultimi 3-4 anni. Arla non è riuscita a fare acquisizione di aziende locali egiziane, per cui credo che abbiano fatto bene a trovare un partner con Juhaina, che è un attore importante del settore lattiero-caseario in Egitto. Credo che possa essere una buona joint venture in questo caso, diciamo che si addice bene al business. Ripeto, non hanno avuto possibilità di acquisire un attore sul mercato, per cui hanno pensato di fare una joint venture con un attore locale. Credo che sia una cosa positiva per Arla. Ora, per quanto riguarda invece i formaggi spalmabili, lì insomma la cosa importante è il costo. Come avete visto, no, nella diapositiva in cui ho fatto la segmentazione proprio del reddito disponibile degli egiziani, vedete che ora il formaggio spalmabile è meglio per i consumatori, riescono a fare più sandwich sostanzialmente, e ovviamente conta quella che è, no, la prospettiva e il punto di vista dei consumatori. Quando noi pubblicizziamo il nostro formaggio, diciamo che più è spalmabile meglio è per i consumatori. Il formaggio duro sta crescendo in Egitto, ma non così rapidamente come i formaggi bianchi o i formaggi spalmabili.
Sono domande? What is the raw material basis for? Qual è la materia utilizzata per questo formaggio? Cioè la materia prima è importata, prodotta localmente, è un concentrato e poi che tipo di animale? Ora, la crescita che abbiamo avuto negli ultimi 5-6 anni è stata guidata dall'importazione di polvere di latte dall'Unione Europea, Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti. Abbiamo un 20% del prodotto che viene prodotto con latte crudo locale, il resto viene prodotto da concentrati o polveri importati da Unione Europea, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Olio vegetale invece arriva dalla Malesia e dall'Indonesia. Angelo Rossi mi chiede notizie sul burro, consumi di burro. Beh, il consumo del burro in Egitto non sta crescendo come gli oli vegetali, perché lì il prezzo è un problema. Beh, quando ho parlato del formaggio bianco, quando non si utilizza letto fresco o olio vegetale, rappresenta il 5-10% del mercato, mentre abbiamo formaggio trasformato che contiene più burro rispetto al formaggio bianco, ma anche lì si utilizza sempre di più olio vegetale rispetto agli ingredienti tipo burro. Ora, alla fine tutto si riduce ai costi in Egitto. Questa, diciamo, è la ragione principale. Ci sono altre domande? No, allora se non ci sono altre domande io ringrazierei Mohamed El Damati e